Un presidente della Repubblica super partes è il proseguio del governo Draghi. Il segretario Enrico Letta, aprendo la riunione congiunta della direzione nazionale e dei gruppi parlamentari DEM, rivolge un appello a tutte le forze politiche, soprattutto dopo la decisione del centrodestra di chiedere a Silvio Berlusconi di sciogliere la riserva. Per noi, ha rimarcato Letta, il cavaliere è troppo divisivo. L'idea partorita dal vertice in remoto è quella di un patto di legislatura per completarla nei tempi naturali, con l'elezione di una o un capo dello Stato super partes, che sia da garanzia per tutti. La scelta forte di dare energia perché i prossimi mesi di governo siano efficaci, in continuità ma con ritrovato entusiasmo, completando le riforme per la buona politica. Tra gli obiettivi anche quello di aggiustare la legge elettorale. Scelte queste che devono avere la più ampia condivisione. La decisione del centrodestra che ha portato alla candidatura di Berlusconi è una scelta sbagliata, soprattutto se si pensa agli ultimi 25 anni di storia di Silvio Berlusconi. Ad oggi, ha concluso Enrico Letta, l'unica figura da proteggere è quella di Mario Draghi.